Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Stamattina non ho volutamente citato l'episodio della partita di ieri, quella che riguarda appunto il portiere della Lazio che ha fermato la palla con le mani, vi ricordate, fuori area, e è stato dato il cartellino giallo. Perché? Perché volevo prima capire bene, volevo comunque prima informarmi e capire la situazione. In parole povere, che succede? Che è stato solo ammonito per il seguente motivo: che non è stata ritenuta un'occasione, una chiara occasione da gol, cioè nel senso che non era stato ritenuto che Messias poteva andare in gol con la palla. Mi sono confrontato anche con Gabriele, abbiamo rivisto un po' le regole, diciamo, le regole arbitrali, e a quanto pare però il portiere aveva volutamente fermato con le mani la palla, non è che l'ha toccata e l'ha deviata fuori all'area, l'ha proprio bloccata con le mani. E quindi era palese ed evidente che l'espulsione ci stava tutta. Quindi due episodi clamorosi non assegnati, due episodi clamorosi, perché effettivamente, se voi andate a vedere, il portiere proprio la blocca con le mani la palla fuori all'area, non è che la spinge via. E onestamente, se non l'avesse bloccata, Messias probabilmente sarebbe finita in porta. Però vabbè, sappiamo chi c'era al VAR, sappiamo chi c'era in campo, inutile continuare a parlarne perché alla fine il discorso è sempre lo stesso. Se, certo, ci saremmo un attimino più inacciditi e un pochino più arrabbiati se alla fine fossimo usciti dallo stadio della Lazio con una partita persa, invece siamo usciti vittoriosi e questi episodi pesano un po' meno, anche se io comunque ci penso e mi infastidiscono lo stesso. Non so voi cosa ne pensate. Chiudiamo la giornata oggi con una piccola chicca, chiamiamola così, di calciomercato. Pare che ci sia l'interesse di Maldini per Marez. Marez è un giocatore algerino di 31 anni, quindi nemmeno di primo pelo, però è tanta roba. Che è in scadenza di contratto nel 2023 al Manchester City, percepisce uno stipendio più o meno di 8 milioni, 8 milioni e mezzo di euro, in sterline sono poco meno. E valore di mercato 40 milioni. Allora, io dico solo una cosa: Leao a sinistra e Marez a destra sarebbero illegali in Italia, ragazzi. Sarebbero altamente illegali. Sarebbe una combinazione pazzesca. Però questo è un altro nome che è uscito fuori da alcune testate, da alcuni addetti ai lavori, soprattutto in Francia, che dicono appunto che c'è un grosso interesse di Maldini per quanto riguarda Marez. Che dire, è un giocatore importante, è un giocatore molto interessante, è un giocatore assolutamente di valore. Però i nomi se ne fanno continuamente. La cosa che mi fa ridere è che in Italia parliamo di Berardi per quanto riguarda il Milan e all'estero si parla di Marez. Cioè, vedete un po' voi la differenza. Ora, è un paragone impossibile Marez con Berardi, cioè ovviamente nettamente migliore il giocatore algerino, tra l'altro compagno di squadra di Bennacer. Però sarebbe sicuramente un nesto importante fra tutti i vari nomi che si sono fatti, si sono seguiti in questi giorni. E qualsiasi cosa sia, in attesa della nuova proprietà che dovrebbe arrivare la fumata bianca settimana prossima, se non ho capito male, la definitiva fumata bianca, intanto la dirigenza rossonera non sta ferma e va in giro a sondare diversi terreni perché non si può far trovare impreparata. Comunque non si può far trovare impreparata, i nomi vengono accostati, vengono visti, l'unica certezza, come abbiamo detto, è Botman, e si sta lavorando anche a Sanchez, però tanti nomi vengono fatti. Oggi addirittura Carnevali ha fatto una dichiarazione, ha detto che se fossi una squadra italiana di primo livello, sicuramente punterei di Berardi. Grazie alla cipa, dico io, non li spendi tu i soldi. 30 milioni non li spendi tu. Però rimane questo fatto. Adesso, di fronte al discorso di Berardi in Italia, per il quale il Sassuolo vuole 30 milioni, onestamente ci sono tanti altri profili, anche all'estero, che sono di caratura ben superiore. Quindi un pensierino estero sicuramente ce lo faranno i famosi MMM. Vediamo come sarà. Intanto vi auguro buon pomeriggio, buon proseguimento e buona giornata. Sempre Forza Milan e adieu.